si è mai arresa. Non come te. Ha provato a dirtelo. Ma eri troppo stupido per ascoltare. No. No. No, non può essere. Mai riuscisci dove tu hai fallito. Non hai ascoltato. Li hai perseguiti. E così li hai perso te stesso. Tu non sai niente di me. Myra ha capito che avrebbe raggiunto i suoi scopi con la sua sottomissione, unendosi a me. Vuoi ancora riabbracciarmi? Sì. Sì, io. Io. Devo trovarla. Bene, allora vieni da me. Lily, sei davvero tu? Lily.
tua adorata figlia non è quello che volevi. Papà, mi hai abbandonata. Perché mi hai lasciata da sola? No, ti prego. Io non potevo. Io volevo. No. 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 Tu sei condannato a ripetere gli errori del passato, ma potresti unirti a me. Fallo ed esaudirò ogni tuo desiderio. Salveremo Lili da Maera. Quando avrò il potere del nucleo, tu sarai finalmente libero. No! Ci vuole più dei proiettili per fermarmi. Quando imparerai? Mi hai sparato, Sebastian. Perché? No, no! Forza. Andiamocene da qui. Non puoi dargli la vita. Devi fargliela pagare, quel figlio di puttana. Sebastian. Che c'è? Stai bene? Lavori troppo. Stai delirando. Maera. Torres, dov'è? Sono a casa, come ho. Com'era un tempo. Come sarebbe dovuta rimanere. Lavorato così duramente, cazzo. Se solo potessi riavere quel tempo, lo passerei con loro.
quella lettera. L'ultimo messaggio di Mayra. Era nascosta tra le sue cose. Mayra. Che donna incredibile. Poteva fare qualsiasi cosa. È riuscita anche a infiltrarsi nella Mobius. Quando si metteva in testa qualcosa, niente poteva fermarla. Non come me. Disegni di Lily. Dio, spero che le sia rimasta un po' di innocenza dopo tutto questo.
All'epoca sembrava folle, ma avrei dovuto crederle. Mio caro Sebastian, se stai leggendo questa lettera, temo che sia accaduto il peggio. Significa che mi sono avvicinata troppo alla verità. Significa che potresti non rivedermi mai più. Mi dispiace avertelo nascosto, ma l'ho fatto per proteggerti dalla verità o dalla mia follia. Allego una copia delle mie ricerche. Spero solo che tu non le riceva mai, ma se succedesse, dovrai finire ciò che ho iniziato. Ti prego, fa giustizia per Lily e per me. Ti amo con tutto il cuore. Myra. Mi dispiace, Sebastian. Hai sopportato così tanto, tutto questo tempo, ed eri solo. È colpa mia. Hai cercato di dirmelo, ma non ti ho creduto. Ora sono così confuso che parlo con un'allucinazione. Ti ho deluso. Non ho salvato Lily dall'incendio. Non ce l'ho fatta. Non è vero, Sebastian. Non c'era alcun incendio da cui salvarla. Adesso lo sai. Ma non sono riuscito a proteggerla. Non avresti potuto. La Mobius è troppo potente. Sarebbe come se ti incolpassi per un terremoto. Non è stata colpa tua. Per favore, non continuare a torturarti. Sei un bravo uomo, Sebastian. È per questo che ti ho sposato. E questa volta tu puoi salvarla. Troppe forze cercano di distruggerti. Tu devi essere forte. Non farti schiacciare dal passato. Ti perdono. Lo farà anche Lily. Ma la cosa più importante è che tu perdoni te stesso. Perdona te stesso. Ha ragione. Ha sempre avuto ragione. Teodor usò il mio senso di colpa contro di me. Ma che colpe ho? È colpa loro, non mia. Mi hanno portato via tutto. Non sono stato io a iniziare, ma sarò io a finire. E che Dio aiuti chiunque cerchi di impedirmelo. Svegliati, Sebastian. Hoffman, che è successo? Lei ti ha portato qui. Mi dispiace, Sebastian. Ho cercato di salvarla, ma... No.
Le ho sparato. La ferita da proiettile era superficiale. È morta per le ferite che le hanno inferto quei mostri. Dannazione. Non doveva morire così. Era un bravo soldato. Voleva solo salvare Lily. E ora è morta. È tutta colpa mia. Di nuovo. No, Sebastian. Non è colpa tua. Non lasciare che ti faccia questo. Hai ragione. Quel maledetto figlio di puttana. È questo che vuole. Farmi sentire in colpa. Ma lui ha fatto tutto questo, non io. È lui il colpevole. Ok. È ora di farla finita. Devo solo trovare Theodore. Non sarà un problema. Distruggere il macchinario di Liam ha funzionato. Theodore è allo scoperto. Il problema è avvicinarsi. Che vuoi dire? Guarda, è una registrazione delle telecamere di sorveglianza. La fortezza di Theodore è apparsa in mezzo a Union. Ma è circondata da quello che sembra un muro di fuoco. Merda. Non riuscirò mai a superarlo. Forse c'è un modo. Ho trovato un dispositivo nel laboratorio di Liam che può essere utile. Bene, vediamolo. Non è ancora pronto. Devo fare qualche modifica. Ok, fai ciò che devi. Se non ricordo male, da queste parti c'era un hotel. Vado a controllare, se è sicuro ti invio le coordinate. Puoi raggiungermi lì con il dispositivo. Ok, a più tardi. Un'altra cosa, Hoffman. Theodore mi ha fatto quasi impazzire. Ogni volta che lo vedo, usa i miei incubi contro di me. È il suo stile, è un maestro di programmazione neurolinguistica. E qui la linguistica è irrilevante. Perché parlare se può entrare direttamente nella tua testa? Mi ha quasi sopraffatto. Ma ho guardato dentro me stesso. E ho trovato qualcuno. Qualcuno che mi ha detto che cosa dovevo fare. Ora so di poterlo affrontare. Sì, Sebastian, sei pronto. Come fai a... Giusto. La psicologa della squadra. Esmeralda sarebbe viva se non avesse cercato di salvarmi. Non è colpa tua. Abbiamo parlato mentre ho cercato di salvarla. Mi ha detto del piano. Voleva che funzionasse. Ha scelto lei di soccorrerti. Conosceva i rischi e ha fatto ciò che reputava giusto. Ha detto che te lo doveva. Me lo doveva? Per cosa? Ci conoscevamo appena. Esmeralda, è stata lei a rapire Lily e a bruciare la tua casa. Il senso di colpa la divorava. Per questo si è unita a Myra. Ecco perché ha rischiato la vita per salvarti. Cosa? Non odiarla, Sebastian. Non aveva scelta. E ha fatto tutto quello che poteva per rimediare. Non posso odiarla. Si è sacrificata per il piano. Ha espiato le sue colpe. Mi dispiace, Smeralda,
ma ti assicuro che la tua morte non sarà vana. Lo troverò e lo ucciderò come un cane.